Recensione del talento di Mr. C, in lingua originale The Unbeatable Weight of Massive Talent, cioè paragonabile a quel titolo italiano sul serio, siamo ai livelli di Se mi lasci ti cancello. Dai, potevano sistemarsela meglio, giocarsela meglio, questo è il titolo, ma vabbè, non è un problema, è un film del 2022 che ha fatto parlare molto di sé, un film che mette in critica la figura di Nicolas Cage. Nicolas Cage è da molti amato, da molti odiato, soprattutto per un sacco di film trash che ha fatto dagli anni 2000 ad oggi. E negli ultimi anni Cage ha iniziato a cambiare genere di film in cui appare. Ha fatto appunto Pig, ad esempio, 2 anni fa. L'anno scorso è uscito Willy's Wonderland. Ha partecipato all'ultimo film di Sion Sono. E soprattutto ha fatto questo. Prossimamente lo troveremo in Rainfield a fare il Conte Dracula. E il punto forte di questo film è che si prende in giro. Qui c'è Nicolas Cage che interpreta Nick Cage, Nicolas fucking Cage, definito in questo film, con accanto Tiffany Haddish, Pedro Pascal e proprio la famiglia. C'è anche, non ricordo mai il nome di quell'attore, peccato, vabbè, Barney di How I Met Your Mother. È un film strano, con una sceneggiatura delirante, che sarebbe brutto teoricamente, però è geniale. È un omaggio a Nicolas Cage. Per me magari non è il miglior film del 2022, come ne parlano tutti. È un buonissimo film, con una critica davvero bella, divertente, ci sono delle citazioni fantastiche. Ma sinceramente, se avessi una critica da smuovere, quella sarebbe il fatto che avrei preferito fosse un film che girasse più anche su altre cose, nel senso che si sofferma in un solo posto, mi è sembrato più uno special televisivo che un film. Avrei preferito fosse più dinamico su certe cose. La dinamica tra invece Pedro Pascal e Nicolas Cage è fantastica, e a mani basse la cosa migliore del film, e soprattutto io ho adorato come si è svolto il film, come è andato avanti. È molto leggero, molto veloce, ha delle battute geniali, ci sono delle citazioni al regista, all'Lars von Trier, così. È una critica in generale al settore cinematografico. È un film che è un film nel film. È Nicolas Cage che fa un film su Nicolas Cage. È Nicolas Cage che si prende in giro. C'è una cosa che, vabbè, era già stata tiserata nei trailer. C'è Nicolas Cage che parlerà con un finto Nicolas Cage nella sua mente degli anni 2000, con il meme dove c'è lui che fa, cioè, favoloso, favoloso sul serio. È un film divertentissimo, che rivedrei molto con piacere, altro che quella merda di The Greyman. Non è magari il miglior film dell'anno? No, assolutamente, perché ce ne sono alcuni migliori, secondo me. Ma è senz'altro un buonissimo film che merita la visione, assolutamente. Anche per farsi 4 risate è divertente, per cogliere le citazioni. Quel film semplice, semplice e funzionale. Simpatico, schizzato. Lo ripeto, io avrei preferito magari ci fosse più sostanza, magari si spostassero in più posti. Invece mi sembra molto uno special. Avrei preferito più di questo. Ma comunque è interessante nell'ambito dell'esperimento che vuole essere. E vuole essere un film su Nicolas Cage che prende per il culo Nicolas Cage. Quanti attori avrebbero fatto una roba simile? Cioè, e questo va sempre più avanti, arriva all'uto che Nicolas Cage sta avendo col pubblico in generale negli ultimi anni. Pensiamo appunto al successo, appunto. Quindi bellissimo, davvero bello, divertente, frizzante. Il vero film dell'estate, quello che ci voleva e mi dispiace non sia uscito al cinema. Avrebbe fatto un colpo grosso.